fa niente. Però siamo qua a girare col cross un po' con due miei amici. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è sempre lunedì, siamo sempre in pausa pranzo, dopo il workout tour di Spartan Italy ieri al camp e la corsetta che abbiamo fatto. Nel caso ve lo siate perso, ve lo lascio nella in alto a destra il video di settimana scorsa. Oggi andiamo a farci il nostro fondo lento, abbastanza tranquillo. Faremo penso 15, poi vediamo, però l'idea è quella lì. Adesso banda alle ciance, noi andiamo a correre. Let's go! Ed eccoci tornati ragazzi dalla nostra corsetta. Fondo lento veramente veramente easy oggi. Alla fine è uscito un 4,54. Abbiamo fatto 15 km, perciò niente niente male. Detto questo, direi che per oggi è tutto, noi ci aggiorniamo col prossimo allenamento. Ciao! Buongiorno ragazzi, benvenuti a giovedì, siamo sempre in pausa pranzo, c'è sempre un po' di vento, ahimè ormai è un po' una costante, e oggi ci facciamo un po' di qualità. L'idea è di fare 3 km di riscaldamento, 8 km di fondo medio, tra i 4,10 e i 4,15, e poi un 2 di defa. Detto questo, bando alle ciance, andiamo a correre con le nostre carbognose Endorphin Pro. Let's go! Ed eccoci tornati ragazzi, abbiamo fatto la nostra qualità, concluso il nostro medio, direi che è andato molto bene come da aspettative, a parte un chilometro dove ho tenuto un po' troppo il piede sull'acceleratore, ho fatto un 4,05, però il resto è stato tutto tra il 4,10 e il 4,15, come avevamo detto precedentemente. Direi che per oggi è proprio tutto, domani scoprirete dove andremo a fare quella cosa croccante in ambito motori, e detto questo noi ci aggiorniamo col prossimo allenamento. Ciao! Buongiorno ragazzi, benvenuti a venerdì, e adesso siamo arrivati a fare la nostra cosa croccante. Eccoci qua, stiamo entrando, non so se sentite le moto, ma siamo a Dorno. Ragazzi, buongiorno, come avete visto siamo a Dorno, non si sentirà niente, però siamo qua a girare col cross con due miei amici, e io adesso ho preso il Fantic due tempi, mamma che bestia ragazzi, assurda. Dopo proverò la Honda 250 quattro tempi che hanno preso i miei amici. Ragazzi, adesso abbiamo provato il 2,50 quattro tempi, mamma che figata ragazzi, era 3 anni che non venivo a girare in cross, e porca troia che bello ragazzi, che bello,
pausetta fatta ragazzi, adesso ritorniamo un po' a girare, sempre 250 quattro tempi perché Sergio vuole tenere 125, perciò niente, noi ci teniamo questa, andiamo al gasare. Giratina fatta, direi tanta roba, era forse 3 anni che non venivo qua a girare e non giravo sul cross ovviamente, ero sempre venuto con Sergio l'altra volta e niente, adesso volo a lavorare perché purtroppo ho potuto prendermi solo una mezza giornatina, niente di più, direi che per oggi è proprio tutto, spero vi sia piaciuta questa croccante mattinata di cross. Detto questo, noi ci aggiorniamo col prossimo allenamento. Ciao! Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa domenica, benvenuti in questa ultima corsa di questa settimana. Andremo a farci un bel fondo lento, veramente easy, perché comunque sono un po' stanchino dovuto alla giornata di cross di venerdì. Spero che i video vi siano piaciuti, li ho guardati al volo sulla GoPro, non ho ancora montato niente, però ho visto che forse un pochino leggermente bassa l'inquadratura, ce l'avevo sulla mentoniera del casco e perciò era un po' così, era una prima prova, adesso vediamo poi le prossime volte di cercare di sistemare un attimo la questione, anche perché come dicevo erano tipo 3 anni che non andavo a girare, però vorrei andare un pochino più spesso, almeno 2-3 volte all'anno. Vediamo un attimino. Detto questo, bando alle ciance, noi andiamo a farci il nostro fondo lento. Let's go! Ed eccoci tornati ragazzi. Abbiamo fatto i nostri 15. Abbiamo finito con un 4,48, che è andato abbastanza easy. Ma la cosa che mi ha stupito di più è la frequenza, perché sono stato sempre sui 143-144 come media. E tanta roba, nel senso che è sempre zona 3 molto tranquilla, perciò direi molto bene, nonostante come dicevo un po' di stanchezza ancora alle gambe per il giro in cross di venerdì, direi che comunque è un bel segnale anche quello, vuol dire che i ritmi stanno andando veramente veramente bene, stiamo migliorando anche dal punto di vista cardiovascolare, perciò non male. Detto questo, direi che per questo vlog è proprio tutto, se il video vi è piaciuto e vi è piaciuta l'uscita in cross mettete like, se volete rimanere aggiornati su magari i prossimi giri in cross, gare, giri in moto eccetera eccetera eccetera, iscrivetevi al canale, per voi è gratis, a me farebbe un grandissimo piacere perché vorrebbe dire che apprezzate i miei commenti e soprattutto più cresce la community più faremo nuove esperienze. Per gli spoiler e i tempi seguitemi su Instagram e detto questo noi ci aggiorniamo al prossimo vlog.